partite dal Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo, l'audizione per The Vocal Academy, la scuola che punta a scoprire una serie di talenti qui a Mazara del Vallo e non solo, ad opera di Riccardo Russo e Silvia Mezzanotti. Siamo dunque con Silvia Mezzanotti, la supervisor di The Vocal Academy, oltre che indimenticabile, intramontabile voce di Mattia Bazzar. Allora Silvia, cosa significa per te lavorare con la voce, la tua meravigliosa, e con quella dei giovani che vogliono approcciare al canto? Allora, parto da un presupposto. Oggi, ieri, queste audizioni ci stanno facendo scoprire che ci sono in questo bacino tra di Mazara, in questa parte della Sicilia evidentemente, voci bellissime, talenti ancora inesplorati evidentemente, che si sono avvicinati a noi proprio perché probabilmente sperano di trovare una dimensione nel nostro metodo di canto che permetta loro di sviluppare la vocalità diventando probabilmente dei professionisti, o comunque avendo una metodologia di studio e di lavoro che permetta loro di andare poi a cercare occasioni, che si tratti di talent o di altre occasioni per poter fare musica, ma in maniera decisamente più preparata. È una metodologia che si avvale di tanta tecnologia, tanta tecnica, tanto studio, ma anche il lavoro live fatto sia in studio di registrazione che sul palco, tant'è che abbiamo proprio voluto fare in modo che le audizioni da subito si svolgessero in questo bellissimo teatro, così che tutti potessero capire che partiamo dal palcoscenico per approdare al palcoscenico. Che consiglio ti sentiresti di dare ai giovani che vogliono ripercorrere le tue orme? Indiscutibilmente di mettersi a studiare, quantomeno di mettersi a studiare, adesso al di là della nostra accademia, di mettersi a studiare con una metodologia di canto che permetta loro, se capita l'occasione di successo, di avere a disposizione gli strumenti già maturi per poterla cogliere, perché il vero problema attuale è che non viene più data la possibilità a questi ragazzi di crescere, magari riescono ad arrivare ad una occasione ma sono ancora acerbi, e invece in quell'occasione devono farsi trovare preparati, soprattutto su quella che io ritengo la cosa più importante, cioè l'avere esplorato la propria dimensione artistica, perché cantare non significa aprire la bocca e fare uscire la voce semplicemente, ma significa in realtà ricercare profondamente dentro di sé l'urgenza di cantare, indipendentemente poi dalla vanità dell'applauso. C'è già qualcuno che ha già ripercorso queste orme, che ha già seguito questa strada che hai appena tracciato tu? Beh, noi cominciamo adesso e quindi per noi questi ragazzi sono tutti nuovi, però devo dire che secondo me molti di loro hanno le caratteristiche per diventare dei professionisti, perché stiamo veramente, io sono entusiasta, lo dico proprio da principio di questa giornata che lo dico, e tutto il giorno che mi sto emozionando e divertendo ascoltando davvero ragazzi che hanno passione, anche quelli che ancora non sono tecnicamente preparati, si capisce che hanno la volontà poi di studiare. Infatti dico loro: dacci 3 mesi, 4 mesi di tempo, poi ti facciamo ricantare la stessa canzone, ti facciamo vedere come l'hai cantata prima e come l'hai cantata dopo. Poi come si svolge questa manifestazione? Più che una manifestazione è una vera e propria audizione. Quello che ci interessava e nel quale fortunatamente siamo riusciti a fare centro è ottenere, diciamo, l'interesse di chi fa del canto una passione, perché per noi è fondamentale che ci sia quello. Poi il resto lo mettiamo noi, la tecnologia, la tecnica, ma la passione è fondamentale. Da cosa nasce l'idea di creare a Mazara del Vallo un progetto così importante per chi voglia approcciare al canto? Io ho sempre sostenuto che i talenti al sud ci sono e sono forse più che al nord, ma senza fare capabilismo territoriale, onestamente oggi la tecnologia ci permette di produrre arte ovunque e esportarla attraverso internet nel mondo. E da noi è sicuramente
sempre stato un punto di riferimento, non tanto il canto in quanto espressione, diciamo, non solo artistica locale, ma per i siciliani è sempre stato un momento di liberazione del canto, un momento di rinascita, se vogliamo. Parlo dei canti dei carrettieri, chi guidava il carretto, e non ultimo quello che ancora oggi è il mercato, si utilizza molto questa tecnica, e credo che sia veramente genetico. Infine una domanda: tu suoni, canti ormai da un bel po' di tempo, cos'è per te la musica? Per me la musica è stato il poter uscire fuori da un contesto locale dove ero nato e che, per quanto affezionato, mi dava la possibilità di esprimermi poco. Io sono stato salvato dalla musica. Siamo stati salvati tutti, è vero. Per cui sostanzialmente credo che oggi più che mai ci sia bisogno di non aggrapparsi, perché potrebbe anche essere una delle scelte, ma il fatto stesso di vivere di musica ti dà la possibilità di sentire quello che effettivamente è la parte forse più profonda e importante dell'essere umano: l'uguaglianza, ci fa sentire uguali. È stato un errore lasciarmi andare lontano.